Si chiama Orto Diffuso ed è un progetto che trasforma aree sottoutilizzate nel comune di Terranuova in orti, giardini, condivisi ed aperti. Il prossimo fine settimana il progetto si sposta al parco attrezzato Terzani con eventi e appuntamenti di presentazione del progetto all'intera cittadinanza. Il progetto Orto Diffuso in effetti è già attivo da mesi. Quello che faremo il 5, il 6 e il 7 di ottobre, quindi venerdì, sabato e domenica, sarà un racconto di quello che è successo nel progetto negli scorsi mesi, ma anche vorrebbe essere un rilancio e quindi che cosa diventa poi il progetto nei mesi futuri per Terranuova Bracciolini. Ecco, nello specifico qual è il programma? Allora, nello specifico il programma inizia venerdì sera in biblioteca, dove alla presenza del dirigente regionale Sabatini e del comune di Terranuova Bracciolini verrà inaugurato il definitivo allestimento dell'orto davanti alla biblioteca, le fornaci, che è stato creato, dove è stato creato un orto in cassoni che si armonizzasse con la struttura della biblioteca, e verrà proiettato il video realizzato da Macma, che racconta in effetti per immagini suggestive il progetto e quello che lo muove. Poi sabato pomeriggio partiranno le tavole rotonde al parco attrezzato Tiziano Terzani di Terranuova Bracciolini, tavole rotonde tematiche, saranno 5 nei 2 giorni tra sabato e domenica, una per ogni orto e quindi una per ogni tema. I temi sono l'intercultura, l'intergenerazionalità, l'orto didattico, la cultura, le connessioni tra la letteratura e l'orto e l'urbanistica e l'utilizzo dello spazio. E oltre a questo ci saranno delle attività di contorno, ci sarà un'importante formazione in permacultura della durata di 2 giorni con un esperto nazionale che viene apposta dalla Puglia, il dottor Ignazio Schettini, e poi avremo spazi per presentazione di libri a tema, l'editoria di Terranuova, avremo dei laboratori per i bambini e per gli adulti.